Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Afterburn plus. Oggi cosa facciamo di bello? Abbiamo non le challenge, non questo, non quello. Sono contentissimo perché la volta scorsa abbiamo fatto una roba interessante con Lost e oggi proviamo con Keeper. Non so perché, ma me la sento, sono in vena di una cosa interessante, quindi visto che ho detto vena, ci prenderemo la vena varicosa molto probabilmente. Vediamo quale sarà il primo oggetto. Ottimo che ce l'abbiamo già qua. Abbiamo anche una roccia spirituale che non mi serve a granché, se non ad avere qualche moschicina in più. E vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Farting Baby direi che è un buon inizio, più o meno. Un bel po' di chiavi però vanno benissimo. E vediamo di cominciare a usare il nostro... a fare una run decente con Keeper, ecco. Quello che voglio è cercare di fare una run almeno decente con Keeper. Cercare di sfruttare al massimo le sue potenzialità. Tipo il fatto, ad esempio, che entra gratis nei negozi. Quindi potrei comunque farci un salto. Anche se non ho la pecunia necessaria per arrivarci, ma magari abbiamo qualche cosa di utile. Qua vediamo di usare questo e questo. Quindi apriamo il negozio, confermo che no. Attenzione. Abbiamo due luck penny. Ok, qua facciamo così. Ah, tra l'altro adesso vedevo che le fart sono... attenzione. Concentriamoci un pochino. Allora, ci prendiamo questo e non compriamo nulla di questa roba. Però facciamo saltare lui e magari anche loro. Vuol dire qualche soldino in più. Abbiamo 15 soldini, eventualmente possiamo prendere quello, ma in realtà non mi interessa. Mi interessa più che altro andare dal boss. Vediamo di prendercela con calma, come dico sempre. Boss è Famine. Lasciamo quello per terra per eventualmente curarci. Quello si è ucciso da solo, a quanto pare. E vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di decente. Quindi andiamo di qua. Devo dire che va benissimo così per adesso. E cerchiamo appunto di sfruttare bene Keeper. È un bel po' che non... cioè, di solito devo usarlo almeno 4-5 volte di seguito per capire, per ricordarmi le cose specifiche di questo personaggio. Ma cerchiamo di... stessa cosa per Lilith e tutti gli altri. Ma vediamo un po' se riusciamo a farla funzionare bene questa run. Tanto Famine ci darà un cubetto o una palla di cerotti, che è una cosa utile. E vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di decente. Ci prendiamo questo, mi metto un attimo in pausa. Ok, e vediamo l'ora di prenderci il cubetto, di andare a recuperare i vari soldini che troviamo in giro. Lasciarne anche qualcuno, prendere questo... Prendiamo, così prossimo schema, se troviamo qualcosa di decente ci va a genio. Ci va a genio andare a prendere l'eventuale Caos? Con lui sì, direi. Con lui sì, sicuramente, anzi, perché potremmo comprare eventualmente oggetti dei patti col diavolo, visto che i patti col diavolo lui invece non può prenderli, quindi è un po' l'opposto che della cosa che succede invece con Lost. Lost ha i patti col diavolo gratis, mentre qua abbiamo... maggior facilità ad arrivare a un patto col diavolo, scusate, a comprare la roba piuttosto che prendere col patto col diavolo. Direi che siamo tranquilli. Abbiamo lasciato qualcosa di... sì, abbiamo lasciato una monetina qua, tre chiavi, quello da poter far saltare, ma non abbiamo più bombe. Direi che abbiamo finito l'esplorazione. Vediamo, giusto, facciamo un po' le cose fatte bene. Andiamo a distruggere anche queste cacche per qualche soldino in più. Perfetto, la stanza segreta probabilmente sta qua sopra, ma non lo sapremo mai. Se vedete il seed, ricordatevi di scriverlo, così vi blocco il commento in modo che lo possano vedere tutti se vogliono giocare a questa run specifica. E appunto mi dite, vi potete divertire con me a giocare. Tra l'altro capita una cosa che ho visto fare abbastanza raramente, ma è una cosa che apprezzo tantissimo quando viene fatta, è quella di... se avete il gioco, praticamente mettete il mio video, aspettate di avere il seed che vi mostro quasi sempre, spero di mostrarvi sempre all'inizio dell'episodio, e così facendo possiamo giocare la run contemporaneamente, che è una cosa che mi piacerebbe tanto 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 faceste, e quando lo fate, insomma, è ancora più figo gioire, insomma, e fruire di questa cosa qua. Ieri era molto interessante. Ieri ce la portiamo dietro, potremmo avere ancora più soldi, però intanto voglio cercare di esplorare e vedere
che cosa ci dà? Intanto abbiamo buone possibilità, devo dire, però in questa maniera. Usiamo questo, vediamo di andare avanti. Ovviamente nella stanza del sacrificio non ci andiamo perché sennò moriamo. Quindi vediamo un po' che cosa possiamo fare qua. Attenzione. Dovrebbe essere un po' più facile. Qua facciamo così, continuiamo a sparare a cose. Apriamo casse, casse che contengono altri soldi. Dovremmo essere tranquilli, qua io genero ancora più soldi per cercare di arrivare a una destinazione. Qua apriamo questa, non si sa mai che nelle rocce c'è qualcosa di ci sia qualcosa di interessante. E qua continuiamo a sparucchiare di qua e di là. Iera, che cosa voglio di raddoppiare in Iera? Eventuali soldi? Eventuali piedistalli o cose... No, in realtà i piedistalli non possono essere moltiplicati, possono essere moltiplicate le casse. Quindi o ce lo teniamo fino in fondo oppure la usiamo un po' prima. Qui non sappiamo che cos'è questo, quindi lo prendiamo. È il remote detonator, che non mi piace per niente. Quindi continuiamo a generare cose. Purtroppo abbiamo trovato un oggetto brutto. Vediamo se il negozio riesce a darmi qualcosa di più decente. Qua intanto continuiamo a sparacchiare. Dovrei usare un pochino, dovrei cominciare a prendere coraggio e usare il Cube of Meat offensivamente, ma devo giostrarmelo ancora un pochino. Compriamo questo che è Charge Baby. Ok, l'ho comprato con Curse of the Blind, forse non avrei neanche dovuto farlo. Possiamo comprare anche l'altro oggetto. Sono tentato di comprarlo, ma non lo so esattamente. Intanto andiamo contro il boss è Larry Junior, per fortuna abbastanza facile. Attenzione che però è la versione grande e grossa. Se riusciamo a far ruotare il nostro Cube of Meat in maniera decente, tipo così, riusciamo a fare un po' di danno almeno. C'è un bel po' di danno di energia questo qua. Non avrei dovuto prendere quella perché è una possibile carica. Il fatto che abbiamo Charge Baby vuol dire che ogni tanto ci viene ricaricato l'oggetto e quindi abbiamo più possibilità di sopravvivenza in questa maniera, perché ogni tanto possiamo generare un centesimo. Stavo dicendo un millesimo, ma non è un millesimo, è un centesimo. Che possiamo usare bene. Allora andiamo a prenderci breakfast, che avrei dovuto lasciare in realtà, perché questo non vado a prendere questi patti. Mi dispiace per i patti col diavolo, ma concorso del blind non conviene. Torniamo indietro, andiamo a prenderci il resto allora delle monete. C'era almeno 6 cents da prendere ancora. Forse qui ce ne sono ancora. Ah no, qua c'era il remote detonator. Se questo non fosse Iera ma fosse qualcos'altro, forse sarebbe anche meglio. La stanza segreta potrebbe anche essere qui. E così è. Ok, sto pensando di usare Iera adesso per raddoppiare quelle monete che stanno nella stanza dopo questa, perché sono 6 monete. Sì, raddoppiamole. Così abbiamo 29 monete, anziché abbiamo preso 6 monete in più, quindi abbiamo 29, il che ci darà accesso al prossimo negozio. E in teoria, visto che abbiamo Curse of the Blind qua, non ce l'avremo nel prossimo piano, si spera. Molto probabilmente la seconda stanza segreta, che è molto importante, sta qua sotto. E così è, ottimo. Vediamo di spegnere questi. Spegniamoli un po' tutti questi qua, così evito di prendere danno a caso. Questo lo possiamo spingere e risparmiare una bomba mettendoli qua e facendo esplodere questo. Potrei spingerli entrambi. Attenzione. Guppy's Head. Ok, abbiamo un oggetto di Guppy. Che però non teniamo. Abbiamo un oggetto di Guppy che è già qualcosa, Qui direi di far saltare anche lui eventualmente. Così abbiamo 35 monete. Siamo ben messi per quanto riguarda questo. E andiamo giù al terzo piano. Abbiamo da accelerare un pochino. Mi sa che non andrò ad affrontare Ash e tenterò la fortuna per andare a incontrarlo dopo. Attenzione. Urca. Sono preso danno. E ciao ciao patto col diavolo. Avete visto? Questo conferma tra l'altro quello che mi avete scritto del fatto di patti con angelo slash diavolo. Vedete che il discorso dei patti con l'angelo è rimasto uguale mentre cala solo uno dei due. È perché non funziona esattamente come il vecchio Missing HUD, ma sono leggermente diversi. Nel senso che in questo momento abbiamo il 0,25% di possibilità che ci sia un patto e il 50% che quel patto sia un patto con l'angelo. Quindi funziona un pochino diversamente la storia. Però appunto è abbastanza interessante lo stesso. Credo sia... Cioè, mi sa che ha sempre funzionato in questa maniera perché ha molto più senso.
a livello proprio di codice, immagino. E, solo che era probabilmente o un glitch grafico o semplicemente non l'ho mai notato io e non ho mai saputo questa cosa. Allora, vediamo che cosa c'è nella nostra stanza dorata. Nella stanza dorata c'è i colai. Ok. Che non è che sia granché. Lasciamo un po' di monete per terra per eventualmente curarci. E vediamo se il negozio mi dà una possibilità positiva. Mi piacerebbe tanto trovare una reroll machine. E invece non c'è. C'è Funny Pack che prendiamo. E c'è Pandora's Box che usiamo in cambio di Synth Oil, che va benissimo. E ci compriamo anche questa che è il 2 di cuori, che non ha assolutamente senso. Ok, sono contento per Synth Oil sicuramente, che ho trovato in maniera un po' rocambolesca, ma va bene. Ci prendiamo questa, non so perché sia andato a prenderlo, ma mi sa per abitudine a questo punto. Qua usiamo questo per fare un po' di danno. Cominciamo a fare un po' di danno col nostro cube. Attenzione che non vedo granché, quindi ho un po' di problema di deambulazione in questo posto. Beh, siamo bruttissimi da vedere, perché abbiamo i colai che ci peggiora parecchio. Ci difendiamo con Cube of Meat il possibile. Attenzione! Sto prendendo un casino di danno, quindi attenzione. Mi sa che... No, probabilmente... Pensarci bene, in realtà tuo Farth mi sa che funziona. Perché mi sa che non mi dà i cuori, ma mi ricarica l'energia, che è diverso. Cioè, è diverso... Nel senso che non produciamo i cuori, ma li... veniamo direttamente curati, quindi potrebbe contare anche come moneta potenzialmente. Vediamo che cos'è quello. Abbiamo due chiavi, non abbiamo modo di raggiungerla finché non voliamo, quindi che non vogliamo non ce la possiamo fare. Ok, vediamo di prendere questa bomba, di prendere questo centesimo. Ok, qua continuiamo a fare del nostro meglio. Vi dicevo, per adesso la run ci manca ancora un oggetto super figo, però sinceramente non saprei neanche cosa volere. Vediamo se c'è la stanza segreta qui. No. Qui non c'è il boss. Io pensavo ci fosse il boss. Qua è stato un uso del cubo in maniera più difensiva possibile e il boss sta da quella parte allora. Ok, quindi cominciamo ad avviarci. E speriamo bene. Abbiamo un sacco di soldi ed abbiamo un altro negozio ancora da trovare. Tra l'altro con la fortuna a 0, perché adesso siamo partiti a meno 2, quindi abbiamo la fortuna a 0, abbiamo più possibilità di generare monete ogni volta che usiamo il nostro potere, se non sbaglio. Quindi dovrebbe essere aumentata un pochino la cosa, se no diventa troppo overpower, nel senso che ogni stanza si può curare eventualmente. Ma così direi che va anche bene, perché ci lasciamo dietro qualcosa. Non c'è il negozio? Sì che c'è il negozio, ci siamo anche già stati, abbiamo anche comprato roba, se mi ricordo. Perché ho visto che abbiamo tanti soldi, quindi ho detto non ho comprato niente, invece avevo tanti soldi e li ho anche rifatti. Andiamo a combattere contro Gurdy Junior. Nel momento in cui ti fermi, o anche quando sei così, però lo fa 3 volte. Abbiamo generato perché siamo stati colpiti. Ogni tanto lo fa. Ah, perché abbiamo Fanny Pack forse. Non mi ricordo mai se è Fanny Pack che ci dà questa cosa. Comunque va bene. Matchbook ci dà un po' di bombe in più. Meglio che un HP e basta. Andiamo indietro a comprarci un po' di roba. O meglio, a prendere i centesimi che abbiamo lasciato indietro come pollicino. E vediamo di fare del nostro meglio nel prossimo piano a questo punto, sperando di trovare un negozio decente. Dobbiamo ancora trovarlo, il negozio decente, che può essere buono per Keeper, ma la cosa importante è cercare di non prendere danno, che è una cosa che ho fatto per tutto questo piano, quindi speriamo bene. Corso The Maze va bene. Va benino in realtà Corso The Maze, l'importante è che non sia Corso The Blind o cioè le ultime due course che abbiamo preso. Qua, ho cominciato a fare giusto, cioè usare l'oggetto non nella stanza appena finita, ma nella stanza appena entrata. Qua possiamo andare qui
e avere soldi infiniti? Non mi ricordo mai. Ah, cosa ho fatto? Sono stupido. Ho detto, ma sì, dai, mi toglie mezzo cuore. No, ok, qua sono stato proprio stupido, stupido io. È un pochino una svista anche proprio di movimento del pollice. Proviamo la greedy era a sto punto con Keeper. So che l'ho fatto abbastanza recentemente anche questo discorso, ma va bene lo stesso. Vediamo di fare del nostro meglio. Questa ovviamente è un... Sapete che se lo facciamo? Premiamo R per resettare fin quando non troviamo magari un primo oggetto decente. Binky? Binky direi che ci sta anche, perché mi diminuisce a 23. La distanza potrebbe anche funzionare. Qui cosa facciamo? Prendiamo la chiave oppure apriamo questa? Oppure facciamo... Spingiamo la cassa fin quando non arriva di là e facciamo tutto assieme. Direi che ne vale la pena. Tra l'altro Binky ci ha dato qualche mosca. Quindi spingiamo la cassa pian pianino. Sicuramente la mappa blu... No, la mappa blu non mi interessa in realtà. Quindi facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Soldi, soldi, soldi. Bombe infinite. Ok, quindi un sacco di roba interessante come inizio. Qua vediamo se c'è la stanza segreta qui. Ed è così. Dentro ci sono tanti altri soldi. Abbiamo già 15 monete. Abbiamo già 15 monete che possiamo usare per far saltare... Beh, questi li facciamo saltare. Possiamo prendere Roid Rage. Prendiamo Roid Rage. E sotto c'è una roba che non mi interessa. Siamo straveloci adesso. E direi che cominciamo allora la nostra... Sarei dovuto andare nella stanza dorata, ma va bene lo stesso. Vediamo se facciamo funzionare questa allora. Op. Roid Rage, siamo dei bambini incazzatissimi in questo momento. Una cosa che mi ha fatto venire in mente è... Voi avete presente che io ho una figlia che si chiama Aurora, no? Ecco, immaginatevi, quella è la sua faccia nei primi 3 mesi di vita, praticamente 2 mesi di vita. Aveva una faccia incazzatissima quando era appena nata. Non che ce l'avesse col mondo, era molto curiosa. Però aveva sta espressione sempre col broncio. Poi è strabellissima, però... La cosa buffa, insomma, dei suoi primi mesi di vita è proprio sta faccia incazzatissima. Il tipo, perché mi avete svegliato? Adesso vi sveglio io, vi romperò le balle per il resto della vostra vita. Aiuto. Aiuto. Dicendo così sto anche per morire, oltre che a rompere la voce in continuazione. Vediamo di fare così, di spattaccare anche queste qua. 1, 2, 3 e uccidiamo anche questo. Aiuto. E fuori anche lui. Perfetto. Ok, ci prendiamo tutta sta roba, andiamo ad aprire questa. C'è il Game Kid. Che vabbè, non cambia niente rispetto a quello che avevamo prima, quindi va bene. Dovrei usare un pochino più di bombe, che ne dite? Visto che ne abbiamo infinite. Ci sono 25 centesimi, abbiamo trovato anche 25 cents. Ok, abbiamo disintegrato quello. Qua ci prendiamo i 25, il quarto. Attenzione. Ok, è andato anche Policefalo. Abbiamo 50 monete al primo piano. Qua abbiamo preso l'HP in più. No, perché abbiamo preso Binky alla fine, perché la run che l'abbiamo fatto. Questo è il seed, tra l'altro, se volete darci un'occhiata. Patto col diavolo non mi interessa, quindi andiamocene giù. E con 55 monete possiamo far girare bene la cosa. Non ho voluto prendere gli altri oggetti perché non mi interessavano, sinceramente. Qua vediamo di andare di qua. Di qua c'è Papa Fly, ok. E c'è Growth Hormones, che ci dà un più 2 al danno. Però abbiamo Corso the Blind, che non è che sia proprio la morte sua. Snack. Stem cell. Ok, abbiamo già sprecato un sacco di roba. Abbiamo sprecato 30 centesimi così, sull'unghia.
Va bene, cominciamo. Avrei dovuto conservare un po' di soldini per la prossima, ma va bene anche così, dai. Vediamo se riusciamo a farcela lo stesso. Tanto soldi dovremmo averne ancora. Abbiamo preso, sì, abbiamo preso due oggetti completamente inutili, quindi è come se avessi buttato via 30 centesimi, che è più o meno il guadagno che avevo da questa cosa. Ma adesso vediamo di sistemare lo stesso le cose. Magari non spendendo niente in questo piano e avendo un pochino più di parsimonia, tenendosi per un eventuale non corso the blind. Questo è enorme. Perfetto. Qua andiamo ad andare qua sopra. Sì, bisogna rompere una run per vincerla col keeper, eh. Vediamo se nel prossimo piano riusciamo a girare un po' le sorti di questa cosa. Un sacco di sanguisughe, sughe sangue. Sputa e spazza, come veniva detto in un film. E chi mi si ricorda il film ovviamente me lo citi. Quando faccio le citazioni mi piace tantissimo quando le cogliete. E se non le cogliete mi fate sentire vecchio, perché di solito è così. Oppure siete talmente giovani che la citazione ha fatto il giro e la conoscete, perché siete talmente giovani che la considerate retro e quindi vi piace di nuovo a ridondanza. Allora, andiamo avanti contro i boss. Qua ci sono due Bob. Ci metteremo 8 anni a ucciderli, ma va bene. Evitate di generare 850 mostri. Au. Ok, fuori uno. Ha fatto un rumore bruttissimo, tra l'altro. Ok. Andiamo di spattaccare questo. Ok, fuori uno e adesso manca... Il Bob è ancora sopravvissuto. Ok, ci siamo ritornati con una quarantina di monete. Andiamo giù, il patto col diavolo non mi interessa. Vediamo se qua riusciamo a fare qualcosa di meglio. Se no è come se avessimo avuto 90 monete, il che sono 6 oggetti. Harlequin Baby, e questo è un HP in più che lascio lì per eventuale patto col diavolo. The Screw, sì. Fa sparare più veloce. Cube of Meat. Il D6? No, allora... Tone Photo, ok, spariamo ancora più veloce. Adesso abbiamo uno sparo abbastanza normale, finalmente. Potrei prendere anche... il Baby, il... come si chiama? Il Charge Baby. Potrebbe anche essere il caso. Ma intanto già il fatto che spariamo a 10 è un'ottima cosa. Già il fatto che spariamo 10 è un'ottima cosa, infatti vedete che adesso cominciamo a spattaccare un po' tutto. Finché abbiamo dimezzato, o meglio raddoppiato le tiers, va più che bene. Forse anche più di raddoppiato, perché parte con 28, siamo a 10. Quasi triplicato. Adesso bisogna vedere qual è il tiers cap di questo personaggio, perché per tutti è a 5. Non so... Per lui, per chi, per quant'è, perché partiamo comunque con 3 lacrime anziché una. Quindi o siamo già il cap oppure si può ancora scendere. Stai là. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo presi un bel po' di roba. C'è qualcosa che mi interessa? Potrei prendermi Charge Baby. E me lo prendo anche perché può aiutarci nel combattimento finale. Andiamo avanti. Vediamo quanti soldi riusciamo a fare in questa maniera. Non avrei dovuto prenderlo. Vabbè, ce ne sono un po', dai, in riserva. Te la rispedisco indietro.
Ok, abbiamo anche Brownie e Bighorn insieme, non sono bellissimi? Cioè, occupano un po' tanto spazio, più che altro. Credo che Bighorn sia morto, però. Brownie così, cioè, spara dei colpi che sono quasi invisibili. Che si confondono un po' con quello che c'è sotto. Ma va bene lo stesso perché mancano loro due. Ok, ce l'abbiamo fatta. E adesso direi che prima di prendere questi affrontiamo anche chi ci aspetta qua. Per l'eventuale patto col diavolo, perché poi abbiamo breakfast, o anzi lunch è da prendere eventualmente. Fortuna è solo questo boss qui. Vediamo se riusciamo a combinarcela. Questo è quello che fa i cuoricini, ma non credo spawni le cacche rosse. Spero non spawni le cacche rosse, perché sennò mi complica. Vabbè che abbiamo finito il piano, quindi non è che sia un problema. Ti incastri qua? Quasi. Comincia ad andare in diagonale? Attenzione! Ah, si può incastrare lì. Ok, dovremmo avercela fatta. Girati, 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 girati. No, non si vuole girare. Si gira, dica 33. Ok, fuori questo e fuori anche questo. Il patto col diavolo contiene Move the Void, che non possiamo prendere. Però il collare di Gappi sì. È comunque un oggetto di Gappi. Potrei tentare di prendere Move the Void e provare l'impossibile, ma anche no. Perché non ho preso quel centesimo? Non lo so. Quindi a questo punto prendiamo dessert. Ah, dessert non è neanche lunch. Lunch è un altro oggetto ancora. 19, non mi interessa niente di questo, quindi andiamo pure giù, tanto abbiamo un altro negozio ancora, tranquillamente, quindi riusciamo a fare così, tanto non dobbiamo prendere chiavi, eccetera, possiamo entrare a gratis. Caos. Però sapete che vi dico, prendo Miss Dolly, perché adesso spariamo a 7. E prenderemo Chaos molto presto, comunque. Andiamo di qua c'è un'altra... siamo diventati spam, perché è la terza cosa, ottimo. È la terza siringa che ci serviva. E qua dentro c'è Lazarus Rex. Che prendiamo. Se troviamo un patto col diavolo figo, diventeremo Lazarus, se no... Proviamo a sopravvivere con... Non so se possiamo provare a testare l'eventuale morte che anziché morire diventare Lazzaro. Dipende se si attiva il collare, forse. Magari si attiva il collare prima. Non so esattamente se funziona o no questa cosa. Ma... Possiamo tentare, il che vorrebbe dire che rimaniamo Keeper e prendiamo un patto col diavolo figo. O uno o più patti col diavolo fighi. Attenzione a questi. Fortuna facciamo un bel po' di danno adesso, quindi spariamo tanto e facciamo danno, quindi cominciamo un po' a rompere quella che era, o meglio, a metterci in una posizione di vantaggio verso Ultra Grid e Ultra Gridier. Sarà abbastanza tosto, però finché riempiamo roba, riempiamo lo schermo di nostre lacrime, va benissimo, non importa che siano fortissime, non importa che facciano male. Non è importante quanto grande è, ma è importante come lo usi. Vediamo di continuare, cioè abbiamo le monete necessarie per poter acquistare Chaos. Ok, attenzione che sono morto anche. E sono diventato Lazzaro però. Che però ne spara una sola adesso di lacrime. Sono morto come un baucotto, ma va bene lo stesso, perché adesso vedremo di farcela con Lazzaro. Che se non sbaglio anche lui manca la vittoria. Non so se conterà per Lazzaro, ma mi sa di sì. Sicuramente manca anche lui, il Gridier. Quindi speriamo bene. Il problema è che adesso abbiamo una lacrima e non tre. Siamo al cap per quanto riguarda la velocità di sparo, ma vediamo se... E tra l'altro avevamo 7 di sparo, quindi il cap è completamente diverso per Keeper. Non so se si poteva andare ancora sotto il 7, ma sicuramente non è bilanciato per il fatto che ha tre colpi, insomma. Allora, ci prendiamo Chaos, usiamo questa con Tears Up e non possiamo usarla praticamente. Qua, vediamo di usare qua una.
Madonna. Devo tentare Abaddon? Tentiamo Abaddon. Ce ne sono due o chi? Ah, ok, ce ne sono due. Sto dicendo chi è l'altro. Ok. Almeno possiamo prendere questi cuori. E perderli anche in questa maniera. E compriamo Steven. Ci dà un bonus al danno. Non possiamo comprare Abaddon. Maledizione. Vabbè, il fatto che siamo morti come, e siamo rispawnati come Lazzaro non è che mi vada proprio a genio. Ma cerchiamo di portarci a casa questa vittoria. Siamo a Sheol. A Seol. Multidimensional Baby. Sì, perché abbiamo... Giusto. Abbiamo... Tra l'altro c'è rimasto il generatore. Quindi abbiamo ancora questa roba qua. Meat ci farebbe comodo. Vediamo cosa succede. Non ho idea di cosa possa succedere in questo momento. Quindi... Vediamo cosa riusciamo a combinare. Abbiamo poca energia perché non possiamo più curarci adesso, tra l'altro. Au. Attenzione. Con Multidimensional Baby sta facendo un sacco di colpi, però. Attenzione a quelli che saltano dal nulla. Ce n'è uno che è immortale ed è enorme, a quanto pare. Attenzione a questi che esplodono, infatti. Vabbè. Diciamo che è andata molto a sud questa run dopo che siamo morti come Keeper. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace Brave. Namaste. Be Brave. Almeno sono contento.